Buongiorno ragazzi, oggi voglio parlare della cosiddetta mastrotizzazione del fitness, ma non solo, in generale della società e delle professioni. Parto da un commento che ho lasciato su un post della pagina Steroidi, che è una pagina di meme inerente alla palestra, in cui si faceva una riflessione sul Rimini Wellness e sul fatto che ormai la visibilità e la notorietà non va di pari passo con le competenze tecniche, l'esperienza e i riconoscimenti ufficiali, perché è frutto dei social e sui social sono altre le cose che fanno ottenere visibilità. E io commentavo dicendo che è ovvio che sia così, perché gli influencer e le persone che vanno forte sui social, in quest'epoca di social, dai contenuti simpatici, brevi, veloci, con video di 30 secondi, non sono tecnici, non sono persone con esperienza, non sono persone che propongono contenuti complessi, ma sono fondamentalmente attori, comici, persone di bella presenza, persone che sanno stare davanti alla telecamera e che si comportano in maniera naturale per sfruttare il funzionamento degli algoritmi di questi social, che premiano appunto bella presenza, contenuti veloci, contenuti simpatici e non cose noiose. La conseguenza è che queste persone, questi influencer, eccetera, sono molto più vicini ad attori, a comici, a modelli, che non a tecnici, ad allenatori, ad esperti, a studiosi. Ne consegue che la maggior parte dei tecnici tenta di fare il simpatico, tenta di fare l'attore, l'influencer, perché altrimenti nessuno se lo caga e quindi dal punto di vista di business va in difficoltà se fai libero professionista, risultando anche spesso cringe e ledendo da un certo punto di vista alla propria dignità e credibilità professionale, perché se un medico, un nutrizionista, un fisioterapista, un trainer, un professionista comunque di un certo calibro che ha studiato e che ha una certa credibilità professionale finisce a fare i balletti e i reel di 30 secondi simpatici con la musichetta e il concetto complesso ridotto a una frase di 10 parole, capiamo che c'è qualcosa che non va. Anche perché molti concetti non si prestano bene a questa forma di comunicazione, perché fin quando si deve parlare di cose estremamente semplici e superficiali, immediate, perché poi si vanno a vendere prodotti molto semplici, vestiti, gioielli e quant'altro. Ci può anche essere una comunicazione del genere perché siamo sul livello semplice. Quando invece il contenuto dell'informazione da far passare è più complessa, perché si parla di allenamento, fisiologia, meccanica, esercizi, medicina, malattie, farmaci, integratori, biologia, considerazioni storiche, quello che volete, ridurre tutto a 30 secondi svilisce il contenuto in sé. Gli influencer fanno i tecnici, o meglio, si vendono come tali perché comunque sono attratti dai soldi facili, perché quando hai tanta visibilità e arrivi a tante persone, puoi vendere qualcosa di dozzinale a basso costo a tantissime persone facendo un sacco di soldi. Ovviamente poi la clientela sarà poco soddisfatta del servizio se è qualcosa di dozzinale. Molto spesso non viene neanche posto come qualcosa di dozzinale, viene posto come qualcosa di qualitativo, ma non lo è, e quindi la delusione del cliente è doppia. Quindi abbiamo questo grosso problema. In un mondo ideale, gli attori, gli influencer, chi ha capacità carismatica di generare following e i tecnici farebbero team, farebbero squadra, uno crea visibilità, crea following, crea seguito, un altro genera servizi e contenuti di qualità che soddisfano il cliente. Nel mondo reale invece non avviene ciò, ma i tecnici cercano di fare gli influencer, gli influencer cercano di fare i tecnici, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. È quella che io chiamo la mastrotizzazione del fitness. Perché? Mastrota, grande marketer, grande venditore di materassi e pentole, era appunto un marketer, era un venditore. Adesso sono diventati tutti venditori. Sono diventati tutti venditori perché i social sono una grande vetrina pubblicitaria ed essere venditori tende a ripagare molto più che non esserlo. Ovviamente, però, non tutto si presta alla vendita, come se fosse un materasso o una pentola.
e quindi troviamo sviliti un sacco di settori che non sono adatti a questa forma di comunicazione. Inoltre c'è anche un risvolto sociale molto triste, ovvero se c'è una spinta verso il basso, ovvero chi ha i mezzi cognitivi, le conoscenze e le capacità per invitare ad un pensiero più critico, generare ragionamenti più complessi, stimolare una maggior profondità e complessità di mente e pensiero, non lo fa, ma anzi si appiattisce verso il basso e cerca di imitare il livello comunicativo più basso, perché quello va sui social e quello fa arrivare più persone e fa fare più numeri. Abbiamo una spinta lobotomizzante attiva, un appiattimento cognitivo sociale completo verso il basso, in cui anche chi per genetica ed estrazione sociale avrebbe la possibilità di elevarsi mentalmente, di svilupparsi mentalmente e di generare pensieri più complessi, si appiattisce, non lo fa perché questi stimoli non arrivano, ma anzi arrivano sempre stimoli al ribasso, lobotomizzanti, e quindi come società perdiamo capacità logica, capacità di pensiero critico, capacità di articolazione del pensiero anche tramite il linguaggio che è necessario per articolare pensieri complessi. Ma se si fa sempre più semplice e iniziamo a utilizzare 200 parole totali, due tempi verbali, indicativo e imperativo e nient'altro, va da sé che il livello cognitivo e culturale della società si appiattisce completamente, con tutti i risvolti che stiamo vedendo ad oggi. Qual è la soluzione? Personalmente non lo so, perché i social sono qui per restare, soprattutto questo tipo di social, perché genera soldi. Probabilmente una soluzione sarà quella di proporre contenuti più complessi e stimolare maggiormente le menti da parte di chi ne è capace e ha voglia di farlo su piattaforme che meglio si sposano a contenuti più lunghi, video più lunghi, pensieri più articolati, e non quelle piattaforme che premiano reel da 30 secondi, simpatici, senza nessun substrato. Voi cosa ne pensate? Avete notato questa dinamica? Avete notato questa mastrotizzazione di tutti i settori? Come pensate che se ne possa uscire? Fatemelo sapere nei commenti, generiamo una bella discussione e come sempre restate scettici.